Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra carriera allenatore col joystick rattoppato in questo modo. Ragazzi, oggi episodio complicatissimo, come starete vedendo comunque dai miei capelli che sono come l'episodio. Arsenal, Manchester City e Ghent in Champions League per il ritorno della fase a gironi. Poi tra l'altro abbiamo Liverpool, altre amichevoli internazionali che simuleremo. E ragazzi, cioè, stiamo entrando veramente già nel clou della carriera. Quando c'è la Champions League, ragazzi, le partite proprio hanno un'altra filosofia, secondo me. Prima di iniziare ci tengo come sempre però a ringraziare e a salutare gli abbonati di livello 3. Quindi io saluto e ringrazio Matteo Berchi, Matteo DS305, Gamer87, Pasquale Franzesi e Ciro Maglione. Vi ricordo che per abbonarvi potete appunto farlo o tramite il link che trovate in descrizione, oppure c'è proprio il tasto abbonati vicino a iscriviti o iscritto. Basterà cliccare, ci sono tre tipologie diverse di abbonamenti. Tutte e tre vi permetteranno di avere la possibilità di inserire le emoji durante le premiere, che poi ve le farò vedere, ne ho fatte tantissime altre. E soprattutto avrete il simbolino del Salford accanto al vostro commento quando commentate. Oltre a questo troverete nel post community il link per il gruppo Telegram, dove appunto siamo in tanti e ci scriviamo tutto il giorno. Bene ragazzi, oggi, sperando FIFA non mi faccia arrabbiare come ieri, vi chiedo ancora scusa per l'episodio di ieri, non volevo arrabbiarmi. Oggi è un altro giorno e come si dice, oggi è un altro giorno, si vedrà. E quindi andiamo in casa contro i Gunners. Gunners che tra l'altro, fatemi vedere un pochino come sono messi in campionato, perché secondo me sono primi. Dove sono? No, sono ottavi. Vabbè, ottavi con, cioè, meno un punto. Il Chelsea è primo quest'anno, il Chelsea di Giorgino Bello. Wow, Giorgino Bello, primo in campionato. Va bene, questa cosa mi casa. Tra l'altro noi in campionato non abbiamo ancora perso, se non erro. Massimo pareggiato. La formazione è questa. Direi di non perdere altro tempo, andiamo in campo. Sotto la pioggia, al Town Park, Salford City Arsenal. Fatemi mettere sistemato. Dai ragazzi, mi raccomando. Con molti di voi sul gruppo Telegram abbiamo cercato un pochino di capire il perché le squadre piccole comunque possono veramente giocare in maniera diversa e metterci più in difficoltà quasi delle big. Se no, siamo arrivati alla conclusione che praticamente le big ci attaccano, mentre invece le squadre piccole non ci attaccano. Poi partono con un contropiede e ci segnano e poi si chiudono, mentre invece le big, giocando, attaccando, ci lasciano molti più spazi per andare noi in contropiede. E i nostri giocatori in contropiede li sappiamo tutti quanto siamo forti. Intanto no! Tira, ma vaffanculo, iniziamo male, che palle, guarda lì che bordello che è successo dopo nemmeno 10 minuti. Moise Kean, che lo abbiamo pagato, l'ho chiamato ieri sera, gli ho detto: guarda, vuoi il posto da titolare oppure devo mettere Brignola come prima punta? Mi ha detto: va bene mister, non gioco al 100% delle mie forze. Neymar Junior all'Arsenal? Ma che cazzo? No way! Neymar Junior all'Arsenal, è Neymar! Ma è Neymar, sì. E beh, sarà comunque decresciuto, però che spettacolo vederlo in Premier. Cazzo raga, mi sarebbe piaciuto averlo, Neymar. Peccato, dai, vabbè. Loder qui riesce, spalla la porta. Rugani però, altra conoscenza. Eccolo, Neymar Junior con la 31 per Gaia. Junior Firpo. Ancora Neymar Junior, il controllo, prova ad andare sulla fascia contro Belli Capelli Douglas Luiz. Neymar ovviamente riesce ad andare via, no! Belli Capelli lo ferma. Rugani, fermato da Joe Felix, occhio, potrebbe esserci contropiede. Vedete, loro, è la cosa che stavamo dicendo, che praticamente le squadre big attaccano e ci danno la possibilità di partire in contropiede. Qui ci hanno fermato bene, però, poi vabbè, Maitland-Niles, ormai... lo sappiamo tutti quanti che Maitland-Niles è il punto debole di questo Arsenal, perché attacca come un folle. Occhio Moise Kean! Va al tiro. Maramo spara. Neymar adesso prova a puntare a Quavien. Dentro per Gaia. Sta spaziando veramente tanto Neymar Junior. Neymar contro Joao Felix, che lo ferma di tacco. Gli fa capire a tutti. Poi Declan Rice fa veramente un passeggio imbarazzante. Però Joao Felix quest'anno sta facendo veramente una stagione assurda. Gol di Neymar. Arsenal in vantaggio. Assist di Moise Kean. Voglio capire un attimino come abbiamo fatto a prendere questo gol. Moise Kean, il pallone che passa in mezzo a tre. E poi Neymar.
Occhio, viene la recupera dentro. Lautaro, dentro, sì, così. Che culo, vabbè. Ogni tanto, ragazzi, lo sapete che ci arriva anche a noi un po' di fortuna. Qui loro sbagliano. Acqua Evian riesce a recuperare il pallone qui. La mette dentro. Lautaro di tacco. Joao Felix tutto solo. Continua a far bene. Terzo gol per lui. Quest'anno, seppur spostato come ala sinistra, che non è proprio il suo ruolo, sta giocando bene Joao Felix. E non era scontato, perché comunque in quella posizione c'è Nelson, che sappiamo tutti quanto sia stato forte l'anno scorso. Quindi era un pochino un dilemma. Qui intanto Loder, attenzione, c'è Rice che si fa vedere. Loder preferisce far tutto da solo, fermato da Rugani. Non gliela passo io a Rice, non gliela passo più. Anzi, sto pensando se tenerlo ancora titolare o mettere Santini e spostare belli capelli come CDC. Junior Firpo adesso. Siamo ripartiti col secondo tempo. Arsenal che ancora attacca. Acqua Evian. Mi piace questa partita. Un pareggio che tutto sommato comunque è giusto. Douglas Luiz per Rice. Il pallone che questa volta passa. Lautaro spalle alla porta. La va a dare esternamente su Joao Felix, che punta Maitland Niles. Attenzione ancora a Joao Felix, il portoghese, il numero 7. Joao Felix, le finte, sta per entrare in aria. Joao Felix, il pallone che va. Non ci credo. Jorge Sainz. Come ferma tutto. Declan Rice adesso, porta palla, allarga per Joao Felix. Attenzione, Joao Felix deve portare palla. C'è belli capelli, Douglas Luiz in mezzo. Joao Felix prova a fare da solo. Madonna mia, che cosa t'ho combinato. Declan Rice, porca basta, Declan Rice, basta, veramente, cambiamolo. No, non posso giocare così. Non posso permettermi di sprecare tutte queste occasioni. Veramente, ragazzi, non posso permettermi di sprecare tutte queste occasioni. Quindi Douglas Luiz e Santini. Madonna mia, Joao Felix quest'anno è veramente in un periodo di forma assurdo. Ancora Joao Felix, pure di testa la prende. Poi Santini, Hakimi, Pierino per Santini, appena entrato, subito il pallone dentro per Lautaro. Ancora fermato però Santini, ferma tutto a centrocampo. Ottima, ottima ripartenza con Loder che aspetta Lautaro. Loder di fisico, Rugani, vabbè. Bellissima partita. Al 70esimo il punteggio è ancora di 1-1. Ma ragazzi, merita veramente. Neymar qui sta seminando il panico. Ultra trentenne è comunque Neymar Junior, ragazzi, non dimentichiamocelo. Hakimi ottimo qui, possiamo ripartire. Hakimi, togliti Douglas Luiz, togliti. E la passiamo, Douglas Luiz, c'è l'altro che mi fa il movimento. Il tocco sotto, brutto però, piede debole Douglas Luiz, il pallone che non arriva. Ancora Loder però adesso nell'uno contro uno. Loder prova ad andare. Loder fermato, c'era il fallo. 77, Hakimi prova ad accelerare, dentro per Douglas Luiz. Lautaro, occhio, occhio ragazzi, è una bella occasione, una bella occasione. Lautaro Martinez, corri, corri Lautaro Martinez, corri Lautaro Martinez. Lautaro, punta l'uomo. Rugani, ma perché Rugani contro di me diventa Van Dijk? Loder, ottimo. Dai Lautaro, ti prego fammelo, ti prego fammelo. Lautaro, Lautaro, Lautaro. Il toro, 2-1 Salford City. Il toro! Mamma mia, raga, ho detto no, se me lo sbaglia, ragazzi, è finita. Lautaro Martinez, il toro! La mette lui! Da posizione comunque complicatissima, Ha dovuto angolare e tenere il pallone basso, ma allo stesso tempo potente. E guarda lì, imprendibile per Bernard Leno. L'ha tirata tra l'altro quasi a metà altezza. Sesto gol in Premier League all'84esimo, 2-1 Salford. Mi raccomando ragazzi, teniamo questo risultato. Per favore, portiamoci a casa questi tre punti importantissimi. Evian, teniamoci il pallone, facciamo finire questa partita. 2 di recupero, pallone qui con Eder Militao. Facciamo possesso palla, ma ci sta ragazzi, dai. È normale, stiamo vincendo comunque contro l'Arsenal. E finisce così, 2-1, ho detto, mi va bene questo risultato, teniamo questo pallone, tanto la partita era quasi finita. Grazie Moise, ti farò giocare titolare in nazionale, grazie bello mio. 3 punti importantissimi in campionato che finalmente ci fanno veramente uscire il sorriso. Finalmente il sorriso, finalmente. Lautaro Martinez è felice dell'elevato minutaggio, anche io sono felice. Sei comunque un grandissimo attaccante Lautaro. Già stai per entrare nei nostri cuori, nei cuori dei tifosi. Santini quasi 89, Rice, non lo so, io adesso contro il Manchester City quarto, sapete che proverei Santini titolare? Sapete che proverei Santini titolare per giocare fin da subito comunque più offensivi. E poi Rice nel caso di vantaggio lo mettiamo dentro dopo per fare un pochino più la fase difensiva, ecco.
Allora, qui intanto ci sono arrivate delle relazioni finali su giocatori, attaccanti norvegesi che però non presentano grandissimi prospetti. Joao Felix finalmente è diventato 93, anche nella Brosa. La EA Sports mi ha ascoltato dal video di ieri, finalmente. E Loader è diventato 93! Madonna mia! Loader, ma così mi fai commuovere? Io ti ho preso che eri un bambino, adesso hai 93 di overall. Che troppi ricordi, ragazzi. Dai, speriamo di essere carichi comunque dopo questa vittoria, dopo gli upgrade di Loader e di Joao Felix. Nelson 87 titolare, Santini 88 titolare, Etihad Stadium, Manchester City, Salford City. Raheem Sterling, osservato speciale, perché ce lo ricordiamo, ragazzi, poteva essere un nostro giocatore. Pedro Porro è sempre lì, Skriniar, altro nostro possibile giocatore, Phil Foden, altro nostro possibile giocatore. E poi Harry Kane, capitano del Manchester City. In panchina hanno Paquetá, Icardi, Koulibaly, Bailey, Zinchenko e Huggs. Insomma, ragazzi, un buonissimo Manchester City. Harry Kane, l'uragano che ha fatto un pochino l'infamata dal Tottenham al City. Però ragazzi, ci sta, è un grande colpo per il Manchester City. Infatti l'anno scorso hanno vinto il campionato, hanno vinto la Premier League. Infatti sono i campioni in carica. Qui Santini contro Harry Kane, resiste pure. Occhio, ancora Santini, al limite dell'area. Va al tiro! Ma tra l'altro è capitano Santini? Alla fascia? Alla fascia o no? Aspetta un attimo. No, Pierino, vabbè. Non so perché mi sembrava che avesse la fascia. Loader per la... Com'è passato Lautaro? Guarda lì che casino che sta facendo il City! Non so veramente come abbia fatto a passare Lautaro Martinez. Qui c'è Pedro Porro rincorso da Santini che... lo vuole tenere il posto da titolare Santini, ragazzi. Meno male che non l'abbiamo venduto, veramente. Meno male. Vi ringrazio con tutto il cuore che mi avete detto di non venderlo. Qui Joao Felix ancora prova ad andare via, fermato da Pedro Porro. Avremmo fatto una bruttissima cosa venderlo. Attenzione ancora a Santini, proprio lui. Va al tiro, Ederson. Vabbè, alla fine, ripensandoci, siamo andati a tanto così, ma anche di meno, dal vendere anche Danny Loader, Quindi, ragazzi, secondo me questi giocatori, quelli che stanno per essere venduti ma che poi alla fine rimangono o che ritornano, vedi CPRI, sono quelli che rimangono più impressi nei cuori. Occhio intanto a Raheem Sterling, il pallone che passa! Harry Kane, gol del City, 1-0 Manchester City, gol proprio dell'uragano Harry Kane. 21esimo, se non prendiamo un gol ogni partita, ormai lo sappiamo, non siamo il Salford City. Qui Hakimi sta facendo il panico, c'è Joao Felix che viene visto contro Pedro Porro. Joao Felix va al traversone, vai Lautaro, romagnoli di testa. Madonna, Sterling quanto è veloce, rincorso da Wan-Bissaka, il pallone dentro per l'uragano Harry Kane, le finte di corpo, Harry Kane fermato da Militao. Nelson adesso, partiamo anche noi in velocità, Nelson, c'è Loader, viene visto, Loader 93, dai, madonna, l'ha gestita male, però il pallone è ancora nostro con Joao Felix, il pallone che passa, Nelson, eccolo, Skriniar, porca miseria. Oddio, Pierino! Ma che hai fatto? Harry Kane, meno male che ci ha battato. Pierino, ma ti sei addormentato? Bernardo Silva, Arthur, facile per Moramos. Dai ragazzi che sono tutti su. Santini, possiamo partire in contropiede. Santini, prova ad accelerare, rincorso da Arthur. Attenzione, c'è Santini, c'è Loader che mi fa il movimento. Santini lo aspetta, Loader la controlla in qualche modo. Romagnoli però. Sono felice perché è italiano e quindi lo abbiamo in nazionale. Però, porca miseria, occhio Nelson, dentro! Non ci credo, perché l'hai data a Joao Felix e non l'hai data a Loader? No, raga, no, ste azioni sono da far gol. Quando ci capita più una cosa del genere? Joao Felix, veramente non capisco perché Nelson non l'abbia data a Loader. Qui Harry Kane fa il panico, veramente è troppo forte, mi fa dei movimenti proprio assurdi. Bernardo Silva ancora. 1-0 Manchester City, però abbiamo avuto la nostra occasione proprio pochissimo tempo fa per pareggiare. Vabbè, ci possiamo rifare in questo secondo tempo. Douglas Luiz, palla al piede, occhio, c'è Wan-Bissaka, c'è in mezzo Loader, Wan-Bissaka riesce a uscire, Wan-Bissaka dentro, Santini! Santini! È lui che la mette! È suo il gol! Santini titolare, raga! Wan-Bissaka, tutto molto bene, rientra, aspetta Santini che boom sul primo palo. Declan Rice avrebbe sbagliato, regà. Primo gol in Premier League per lui quest'anno. Il pareggio del Salford al 51esimo. Crediamoci, ragazzi.
grande Van Bissaka comunque, che ha preferito aspettare Santini invece di darla subito dentro per Loader. Qui però Harry Kane, guarda lì che cazzo di tocchi che fa Harry Kane. Veramente, raga, proprio un giocatore assurdo. Santini, il tocco è perfetto per João Félix. João Félix porta il pallone avanti. João Félix, uno contro uno col portiere. João Félix la mette dentro. Assist al bacio di Santini. Gol e assist per lui. Gol e assist. Ma poi, raga, João Félix quest'anno, quest'anno João Félix, fresco fresco di 93, quest'anno sta facendo il panico più totale. Il panico più totale. Quarto gol in Premier, 2-1 contro i campioni in carica all'Etihad Stadium. Ma di che stiamo a parlare? E vedete, adesso sarebbe da mettere dentro Declan Rice per fare un pochino di diga difensiva e soprattutto mettere un giocatore bello fisico. Però c'è Loader che aspetta Nelson, che è veloce Nelson, rincorso da Renan Lodi. Nelson, Nelson, occhio perché c'è Danny Loader. Nelson, dall'altra parte ho visto João Félix. Il pallone invece per Loader che la chiude. Tre polpettine là, 3-1. Ragazzi, è questo quello che dicevamo con gli abbonati su Telegram. La differenza tra le big e le piccole è che le big ci attaccano e poi noi quando colpiamo in contropiede, raga, facciamo veramente male. Facciamo veramente male. Danny fucking Loader ci mette anche lui il suo zampino e adesso facciamo questo cambio. Quindi Santini torna come mediano perché adesso esce, entra Declan Rice e viene 90 di overall. Quando? Quando sei stato? Quando sei diventato 90 di overall tu? Vabbè. Comunque, mettiamo anche Teze perché Van Bissaka ci serve in Champions League. E raga, andiamo a portarci a casa questa partita. Il 3-1 mi fa stare molto più tranquillo. Ma comunque non si sa mai contro il City, contro queste big squad. Teniamo la partita Nelson. Tantissima roba. Nelson e Santini penso che abbiano preso il posto da titolare, anche se a quei è 90. Sinceramente non me l'aspettavo. Occhio, occhio Loader, uno contro uno col portiere, Loader, c'è anche il 4-1, regà, come cavolo l'hanno sprecata, il City sta giocando di merda, regà, e questo perché esiste la difficoltà in game, nel senso che le squadre, cioè sembrerà strano, ma esiste, le squadre cambiano il modo di giocare in base a quello che è successo nella partita. Il City, da quando ha preso il terzo gol, sta sbagliando tutti i passaggi. Cioè, molte cose comunque sto tagliando. Ma il City sbaglia tutti i passaggi, i giocatori non attaccano più, sono più lenti. Guardate. E questa difficoltà, cioè il City non giocava così a inizio game. Queste cose iniziano a farle quando iniziano a perdere, quando tipo le squadre si demoralizzano. E succede, esiste veramente questa cosa, c'è veramente su questo FIFA. E io non capisco perché non debba venir detto. Perché succede? Qui ancora, Douglas Luiz, qui raga finisce 5-1 sta partita, ve lo dico, Douglas Luiz, guarda come li supero. C'è spazio anche per Mladenovic. João Félix dal corner, per Teze! L'avevo fatto! Oddio! Comunque ragazzi, partita che sta per finire. 4 gol al City. Cos'è successo? Cioè, occhio perché qua finisce addirittura 5, eh. Loader! Loader! Madonna mia! Che cavolo di gol stava facendo? 4-1 all'Etihad Stadium. Cos'è che è cambiato? Santini. Santini e Nelson. Cambiato questo, ragazzi. È cambiato questo. Perché fateci caso, quanti gol abbiamo sbagliato a inizio partita con Rice? E poi tenete in considerazione il discorso che vi ho fatto sulla difficoltà che cambia in base a come stia andando la partita. Comunque ragazzi, sono super felice di come stia andando questo episodio. Cos'è che vuole l'Italia? Vedi contratto di lavoro? Ah, mi vuole rinnovare! Va bene, accettiamo, ovvio che accettiamo. Comunque dicevo, adesso voglio soltanto questa chicca. Questa ciliegina sulla torta in casa contro il Ghent. Andiamo a prenderci questi punti perché ragazzi io voglio passare in Champions. A questo punto il primo posto lo vedo molto complicato, anche nel caso di vittoria col Bayern è impossibile. Però il secondo posto deve essere blindato
giochiamo con questa formazione, squadra che vince non si cambia, andiamo in partita. Eccoci ritornati ragazzi per questa notte magica di Champions League, in casa nostra, al Town Park, Joao Felix, Nelson, Santini, Douglas Luiz, Hakimi. Ragazzi, quest'oggi abbiamo visto che comunque la squadra c'è. Avevo sbagliato a inserire i vari titolari, avevo comunque dato priorità a Declan Rice solo per il suo fisico, ma Santini ragazzi si merita, ha fatto capire che merita il posto da titolare. Qui abbiamo un focus su Joao Felix, il nostro JF7, Joao Felix 7. Inquadrato anche Lautaro Martinez, la coppia double L, Lautaro e Loder, sta comunque fornendo un sacco di gol, un sacco di più 3 a tutti i fanta allenatori che hanno preso questa coppia del gol nel fantacalcio inglese. La partita è iniziata, gustiamocela tutti. E qui c'è subito Loder che porta palla, aspetta l'inserimento di qualcuno, ancora Loder dentro subito per il chicchetto. Santini che si gira, Santini va al tiro subito, attenzione. Santini, qui le skill, Santini, Santini va al tiro al volo! Oddio mio! Oddio mio! Che cazzo di gol stava facendo Santini? Doppio sombrero, tiro al volo da casa sua, traversa piena. Madonna, l'ho troppo sottovalutato Santini. E lui fa bene ad essere incazzato. Qui ancora Nelson che recupera. Nelson stratosferico, stratosferico. Douglas Luiz, attenzione. C'è oh, Lautaro, fallo subito. Il toro. Alzati che dobbiamo fare l'esultanza tua. Alzati che dobbiamo fare la tua esultanza. Alzati. Vediamo se la fa, vediamo se sono capace. Eccola. Il toro. Lautaro Martinez. Come è nato questo gol? Nelson che recupera il pallone. Come è nato il rinvio che ha permesso al recupero di Nelson? Santini che fa il pazzo, doppio sombrero, tiro da 30 metri, traversa. Santini e Nelson. Raga, abbiamo finalmente trovato il rotolo della matassa. Finalmente questo Solford inizia ad avere una sua cazzo di caratura internazionale. Ancora Nelson. Per belli capelli Douglas Luiz che può avanzare. Douglas Luiz, occhio, aspetta l'inserimento di qualcuno. C'è Loder che mi fa il movimento. Loder, mamma mia come ha sbagliato il difensore. Loder! 2-0. We are back. We are back. Il difensore si addormenta e c'è Danny fucking Loder che la mette dentro. We are back, possiamo dirlo. Guardate che erroraccio del difensore che rimane con la schiena. Cioè dalla schiena, come fai a dare la schiena a Loder 93? Come fai? Come ti permetti? Quarto gol in Champions. 4 gol in Champions per Danny, eh. Pensare che abbiamo buttato 2 punti al cesso contro sta squadra veramente mi fa troppo incazzare. 2 pari e abbiamo pure rischiato di perdere contro sto cesso di Ghent. Nulla contro il Ghent, però veramente non mi capacito come questa squadra non potesse veramente vincere facilmente fin da subito. Comunque occhio perché c'è ancora Loder che prova ad andare via in velocità. Loder, quanto... Madonna, ma è diventato una bestia Loder comunque, eh. Cioè è diventato veramente troppo forte. Loder in aria, aspetta l'inserimento di qualcuno. Il pallone dentro per Nelson. Madonna, me l'ha presa un difensore. Comunque se riusciamo a vincere anche questa partita, l'episodio di oggi è da proprio incorniciare. È da incorniciare e non dimenticarcelo più, perché abbiamo battuto l'Arsenal in rimonta e il Manchester City in rimonta con 4 gol, eh. Qui intanto Santini, ancora Madonna Santini, Madonna Santini, Madonna quanto è forte. Calcio d'angolo, cross in mezzo, Lautaro tua. Qui c'è Lautaro adesso invece che prova a puntare l'uomo, allarga per Hakimi che preferisce invece riandare centralmente su Santini che prende. Che paratona, bravo Maximenko. Si riprende col secondo tempo, primo tempo a senso unico. Un Solford che mi sta facendo veramente ricredere. Avevo sbagliato io la formazione. Nelson e Santini sono due giocatori troppo importanti per questa squadra. Overall importanti, prestazioni fisiche importanti e meritano il posto da titolare. Lo meritano a tutti i costi. Qui occhio perché c'è Loder di nuovo contro uno contro l'altro difensore Maresic. Loder di fisico riesce ad andare via. Loder, occhio, Loder va al tiro. È una posizione comunque molto defilata. Potevamo chiudere il match definitivamente. Santini, nell'uno contro uno. Santini riesce ad andare via. Santini in area di rigore. Santini, la finta. Santini! Quanto è forte! Scusami Santini.
Scusami, io ti chiedo umilmente scusa. Io ti chiedo umilmente scusa, Santini. Io ti chiedo veramente umilmente scusa. Ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa, Santini. Perché io non capivo quello che stessi facendo. Volevo venderti, ti ho lasciato in panchina. Ti chiedo scusa, perché sei veramente un campione. Sei veramente forte. 3-0 Salford. E io penso che questi ultimi 30 minuti comunque siano sufficienti per far giocare qualcuno che magari gioca di meno, come Mladenovic come seconda punta, fuori João Felix dentro l'Italian Stallion. E poi voglio far giocare Teze al posto di Wan-Bissaka, perché comunque Teze sa il fatto suo. Ancora Santini, accelera, ottimo dentro per João Felix. João Felix per il 4-0, è proprio un altro Salford. João Felix dal limite, l'ha presa male, gestita male questa azione. Ci hanno recuperato, è stanco João Felix, sta per uscire al suo posto di Italian Stallion. Ma ragazzi, è proprio un altro Salford. Santini ha una velocità di gambe impressionante, veramente impressionante. Santini, ancora lui, punta l'uomo, ancora Santini, il tocco sotto, il pallone che ritorna ancora sui piedi di Santini. Santini di fisico resiste alle cariche, ma cosa è diventato questo giocatore? Ancora Santini, si ferma, da fuori, vabbè questo tiro Santini, vabbè. È il giocatore che ha fatto più tiri in porta, è scatenatissimo. Ancora Santini, prova ad andare via, c'è Lautaro, eccolo, viene servito Lautaro, esternamente, prova a rientrare, il traversone per Teze, che la stoppa, rigore, era rigore netto, però il pallone è ancora lì, per Santini che prende, ma madonna, non sa fare i tiri da fuori Santini, questo è il suo lato negativo, non sa fare i tiri da fuori. A parte che c'era un rigore grosso come una gamba di Teze in aria, eccolo, Santini, dentro per il pifraio magico, Mladenovic. L'uno contro uno non va, ma la partita sta per finire qui. Episodio galattico oggi, ragazzi. Vittoria in Champions, comunque per blindare il secondo posto. Vittoria in campionato contro il City e contro l'Arsenal. Madonna, esploso tutto stadio. Comunque, complimenti ai ragazzi. Qui Santini, proprio dal quinto minuto, ha fatto capire che è folle. È un bimbo prodigio, è folle. C'ho 89 di overall adesso. Niente ragazzi, io penso che l'episodio di oggi possa finire qui, 14-0, assurdo, il Bayern Monaco vince in casa della Dinamo Zagabria, quindi ci permette di far proprio star più tranquilli i nostri giocatori sul secondo posto. Siamo terzi dietro il Tottenham a pari punti e il Chelsea di Giorgino Bello a 30 punti primo. Regà, stiamo facendo veramente una buonissima annata finalmente. Io ringrazio ancora tutti gli abbonati, vi ricordo che per abbonarvi trovate il link in descrizione o comunque c'è proprio il bottoncino vicino a iscriviti o iscritto. E quando vi abbonate cercate nel post community del mio canale il link per il gruppo Telegram, perché vi aspetto e parliamo tanto anche di cose extra YouTube. Episodio bellissimo, Santini, un bacio, ciao ragazzi!